25 anni dalla dedicazione del Tempio dello Spirito Santo a Montalbano Ionico, martedì 21 marzo, solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera Ersina, alla presenza di coloro che negli anni, come parroci, hanno guidato il Tempio. Il momento, molto partecipato, ha chiuso un ciclo di appuntamenti di preghiera guidati da Don Massimo Ferraiolo e Don Valerio Latela per celebrare l'importante anniversario. Nelle parole del Vescovo Caiazzo, il valore di una chiesa collegiale e sinodale che diventa casa di tutti, specie per i più fragili. Sottolineerei che è Tempio dello Spirito Santo. E Tempio dello Spirito Santo siamo noi. Noi che abbiamo ricevuto il battesimo, noi che siamo abitati dallo Spirito Santo e quindi è Dio stesso. Noi che sull'esempio di Gesù, sull'esempio di Maria, siamo chiamati a vivere la nostra vita da cristiani e a mostrare il volto dell'essere Chiesa, un volto che non è solo la struttura in quanto tale, perché questo è il contenitore, ma il contenitore senza il contenuto, che siamo noi, voi capite benissimo che serve a poco. Ma in ogni caso, questo contenitore, da 25 anni a questa parte, ha rappresentato e rappresenta per la comunità di Montalbano un punto di riferimento, perché è stata, è e sarà sempre la casa di tutti. Ci sono certamente altre chiese, cominciando dalla chiesa madre qui a Montalbano, ma questa è stata realizzata proprio da questa generazione, una generazione che sente sua la sua casa, che sente come propria e che sente anche il luogo dove si incontrano in un modo particolare. Quindi diciamo che da questo tempio, ecco, esce fuori il vero tempio che siamo noi e che siamo tutti battezzati. E 25 anni sono un bel traguardo e possiamo dire che però da 18 anni guida lei questa chiesa e per lei sicuramente anche un traguardo personale. È un traguardo personale perché sono tanti anni che servo questa comunità e ci tenevo a questo 25esimo proprio per fare festa, per dare lustro ai miei predecessori che hanno voluto, desiderato. Vogliamo ricordare innanzitutto Monsignor Ziella, Luigi Ziella, che è il promotore, diciamo, per questa comunità di aver voluto a tutti i costi una chiesa più grande. Don Filippo Lombardi è colui che ha portato proprio avanti il progetto di questa chiesa e gli altri sacerdoti, compreso me, che hanno vissuto questa esperienza di servizio in questa comunità. Ed è un momento di festa, è una festa per tutta la comunità, è una festa per noi sacerdoti, una casa tra le case, così l'abbiamo definito, una casa che diventa, ecco, il segno della presenza di Dio, il luogo dove pregare. E vi è stata una parola che questo percorso ha sicuramente onorato nel senso più nobile del termine, la partecipazione della comunità dei fedeli di Montalbano. Sì, è stato un momento di trepidazione, di preparazione intensa a questo 25esimo anniversario. Ci siamo preparati ovviamente celebrando l'Eucarestia, che è fonte e culmine della vita cristiana, fonte e culmine della vitalità della comunità parrocchiale. E poi ascoltando la parola e con una catechesi incentrata proprio sul significato e sul rito della dedicazione della Chiesa a cura del direttore dell'ufficio liturgico diocesano Don Antonio Di Leo, il quale ha ben illustrato alla comunità il senso di quello che si ricorda e anche il significato dell'anniversario per noi cristiani che siamo rinati a vita nuova dal mistero della Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo. Ricordare una data, un anniversario, non è semplicemente fare memoria del passato attraverso un ricordo psicologico di quello che è avvenuto 25 anni fa, ma è attualizzare, quindi rendere vivo e operante per noi oggi in questa società così ricca, ma anche attraversata da tante contraddizioni, la bellezza dell'andare dietro Gesù e la grazia che Egli continuamente dona alla sua comunità che è viva e cammina con Lui e per Lui.
Il percorso avviato a Montalbano Ionico il 21 marzo del 1998 con la dedicazione di una nuova chiesa, grazie alla partecipazione attiva della comunità, oggi rappresenta un punto di riferimento e modello di autentiche relazioni umane. Il desiderio di avere una chiesa parrocchiale che non fosse soltanto la chiesa del convento, quindi dove ci fosse il fondo battesimale, è stato un desiderio curato da molto tempo anche da mio predecessore, Don Luigi Ziella, che ha fatto fare un progetto mastodontico ma bellissimo che sta sui libri di storia dell'arte dall'architetto Michelucci, che per tanti motivi non si è potuto realizzare. E allora si è lavorato per avere uno spazio più adeguato ed è venuto fuori, dopo tante peripezie, devo dire, questo progetto che è semplice, essenziale nelle sue linee e che è stato realizzato in tempo di record, possiamo dire 18 mesi, ma con due date significative. L'apertura del cantiere in ottobre per la predisposizione, ma 21 dicembre, giorno del solstizio d'inverno, per la posa della prima pietra, e il 21 marzo, inizio della primavera, l'inaugurazione, la dedicazione di questo tempio. La posa della prima pietra è stata preparata. Intanto Monsignor Appignanesi prima aveva fatto benedire, quando è venuto San Giovanni Paolo II nel 91, nove blocchi di tufo con scolpiti lo stemma del Papa, lo stemma del Vescovo. E quando abbiamo posto la prima pietra qui, ricordo che la tenevamo lì nella chiesa del convento e letteralmente l'ho presa sulle spalle come si porta un tuffo da muratori. Ma la cosa significativa è che la gente è stata molto partecipe, perché abbiamo messo insieme con la prima pietra nelle fondamenta l'elenco di tutti i battezzati della parrocchia dall'inizio, da quando ha cominciato a funzionare la parrocchia fino al momento della celebrazione, e poi ognuno dei partecipanti ha gettato una pietra con il proprio nome sopra nelle fondamenta. Di questa chiesa devo dire la cosa che emerge subito, intanto il titolo dedicato allo Spirito Santo, ma sono le vetrate. Sono in tutto 12 vetrate che raccontano in qualche modo, sia pure in maniera astratta, però ben riconoscibile, tutta la storia della salvezza. Ed è così che la comunità ha partecipato a questo momento, ma vi sono stati altri momenti singolari. Durante la prima celebrazione, la visita della patrona della Basilicata, la Madonna di Viggiano. Sì. Ci ho tenuto che questo momento della dedicazione, per quanto preparato qui in maniera molto significativa, dove la gente è stata partecipe di tutti i segni dei fuochi liturgici della Chiesa, ma che fosse intronizzata nella Chiesa la Madonna di Viggiano, che è arrivata qui due giorni prima con un grande freddo, quasi nevicava, e poi subito dopo la celebrazione è stata portata in questa chiesa, in questo tempio luminoso, e la gente già era partecipe dell'evento della chiesa, ma la presenza della Madonna di Viggiano, per la grande devozione che c'è nel popolo montalbanese come in tutti i paesi della Lucania, è stato oltremodo significativo, e la gente ricorda e associa questi due momenti, questi due aspetti.